Allora, in questo momento storico, quanto per lei è urgente costruire un nuovo partito che rappresenti, le istanze e gli interessi della collettività italiana? È appunto la domanda, diciamo, da 1 milione di euro. Io credo che, diciamo, personalmente, e quindi in qualche modo mi spoglio dai panni della studiosa, credo che ci sia questa esigenza, però in qualche modo che non la si possa nemmeno idealizzare, nel senso le esigenze in quanto tali sono, diciamo, delle cose evidentemente riconosciute e condivise, per cui se l'esigenza c'è in qualche modo, sia chi si impegna sul terreno politico deve raccogliere questa volontà e sia deve contribuire in qualche modo a crearla. Spesso e volentieri, diciamo, siamo dinanzi, nel nostro caso, anche a tante coscienze addormentate e compito, diciamo, di chi è impegnato attivamente in politica è quello, diciamo, di svegliarle. È una questione positiva perché aiuta appunto a una femminilizzazione anche della politica. L'idea, diciamo, di abituare in generale le persone a diversi generi, credo che sia, diciamo, un avanzamento per la società e credo che Podemos abbia con umiltà in qualche modo dato il suo contributo su questo. Il cambio di leadership sia vantaggioso in un caso perché contribuisce a non far identificare il partito con una singola persona, quindi con un leader, e quindi, diciamo, in qualche modo separa le vite, la vita biologica in qualche modo del leader da quella del partito, e quindi sicuramente anche in controtendenza rispetto, diciamo, alla personalizzazione imperante generale che vediamo in politica. Dall'altro lato, anche perché si tratta di un cambio di leadership, come dicevamo prima, al femminile, bisogna sicuramente partire da quello che dicevo prima, quindi dalle mobilitazioni, dal ciclo di protesta che in Spagna è identificabile per la maggior parte con il movimento degli indignados, ma anche appunto con le piazze gremite di gente e composte dalle famose mareas che appunto esemplificavano e rappresentavano in quelle piazze vari spaccati della società spagnola, il mondo, diciamo, dell'istruzione e della ricerca, ma anche quello della sanità, e c'erano appunto i disoccupati, c'erano i movimenti di lotta per la casa. Quindi una, diciamo, marea composita e anche eterogenea di persone che cercavano in qualche modo di connettere le loro singole istanze e le loro lotte sotto, diciamo, l'ombrello della parola chiave che era quella di democrazia. Lo slogan più diffuso era democrazia reale ora, quindi la richiesta, l'esigenza di una maggiore partecipazione politica, soprattutto che non si esaurisse, diciamo, solamente nelle urne. Insomma, con ogni probabilità, senza il Quinsemme, Podemos non sarebbe mai nato, non sarebbe mai esistito. Però, diciamo, anche con altrettanta certezza oserei dire che senza Podemos probabilmente tante di quelle, diciamo, esigenze e rivendicazioni che il movimento portava nelle piazze non sarebbero durate, non si sarebbero poi tradotte in vere e proprie politiche. Ha rappresentato in un senso una, diciamo, politicizzazione ex novo,
perché tanti non avevano mai partecipato, diciamo, alla politica, non si erano mai affacciati alla politica, invece lo hanno iniziato a fare con Podemos. Tanti invece avevano preso parte alle situazioni, diciamo, di movimento e di piazza che dal 2011 erano abbastanza ricorrenti in Spagna e che hanno fatto in qualche modo anche scuola per altre parti d'Europa. È stato un insieme, diciamo, un mix di energie. Alcuni hanno iniziato a partecipare con il movimento Quinsemme, altri hanno imparato appunto a partecipare con gli Indignados e hanno poi in qualche modo messo al servizio di un nuovo partito quello che avevano appreso. Podemos nasce, come appunto dicevo, dopo un forte movimento di piazza, non è nato, diciamo, dal nulla, non si è costituito in qualche mese, ma è stato appunto un processo in qualche modo di lunga durata, quindi l'idea, diciamo, è a sua volta il movimento degli Indignados non è nato, diciamo, dal nulla, è nato sull'onda di una forte crisi economico-finanziaria, quella del 2007-2008, la grande recessione che ha in qualche modo, diciamo, impresso un'accelerazione anche ai processi di una maggiore democratizzazione e di una maggiore partecipazione che soprattutto le giovani generazioni sentivano sulla propria pelle come un'esigenza vera e propria, chiaramente spinti anche da condizioni socio-economiche disastrose. La maggior parte dei giovani risultava disoccupato o precario, quindi, diciamo, c'è un retroterra in qualche modo materiale importante, no? Crisi economica, nascita del movimento e poi, diciamo, raccolta di questa eredità da parte di un partito e traslazione istituzionale. Ecco, è un processo che non può in qualche modo, diciamo, significare in una singola di queste tappe, ma significa e ha senso se, diciamo, è interpretato come un continuum. L'idea di macchina da guerra elettorale piuttosto che in qualche modo, diciamo, base orizzontale del partito sono in contraddizione solo se si ha uno sguardo superficiale, credo, perché un partito, una macchina organizzativa, come dicevamo prima, e come appunto una buona parte anche della letteratura politologica ha sostenuto, i partiti prima di ogni altra cosa sono organizzazioni e quindi un'organizzazione per funzionare deve essere anche differenziata al suo interno, oltre che complessa, no? Diversificata, per cui è necessaria la parte, diciamo, di vertice, anche una parte, diciamo, di apparato che con disprezzo spesso si definisce burocratica, perché appunto ci sono stati poi nella storia delle degenerazioni di questo, però una parte sana appunto di apparato e di organizzazione, quindi di vertice, è necessaria. È chiaro che è difficile definire un equilibrio funzionante tra la parte centrale, il nucleo organizzativo, e che è tendenzialmente anche gerarchico, cioè organizzato secondo appunto una progressione anche di ruoli e di responsabilità. Questa va, diciamo, in qualche modo equilibrata e mixata con la base del partito, però non credo, diciamo, che nessun partito possa reggersi e possa mantenersi senza la propria base. Al contrario, nessuna base di partito può esistere senza, diciamo, una direzione, senza un vertice. Il digitale, per esempio, ha rappresentato una peculiarità nel caso di Podemos, una peculiarità perché ad esempio rispetto al Movimento 5 Stelle, Podemos non ha, diciamo, ha usato allo stesso tempo una retorica, diciamo, anche molto digitale, però
affiancata, diciamo, da una pratica meno verticale su questo. Quindi l'uso, diciamo, del digitale in effetti è stato più plasmato sull'idea di orizzontalità, di fluidità, di leggerezza che l'organizzazione voleva costruire. Podemos è molto, ha rappresentato, diciamo, un'innovazione nel panorama spagnolo, ma credo appunto anche a livello europeo, per esempio anche sul metodo di finanziamento. Non si finanzia con il credito bancario, bensì, diciamo, ha messo in piedi degli strumenti, diciamo, grassroots, cioè dal basso, di crowdfunding, di microcredito, quindi tutti quelli che vogliono possono, per esempio, decidere di prestare al partito per la propria per la campagna elettorale una somma di denaro che poi, quando, diciamo, il partito a fine campagna e quindi a chiusura diciamo della fase elettorale, nel momento in cui si vanno a contare i voti e quindi si definisce anche la somma di finanziamento pubblico, il partito restituisce questo credito che ciascun, diciamo, attivista, elettore, simpatizzante può aver concesso e donato, insomma, concesso in prestito in questo caso al partito. Nel caso invece del crowdfunding si tratta di una vera e propria donazione. Poi ci sono anche dei massimali per far sì che non si, diciamo, monopolizzi anche il tipo di investimento, no? Per non dipendere da un privato, per esempio. E quindi questo sicuramente ha significato un'innovazione in termini organizzativi, in termini, diciamo, anche sistemici, perché in qualche modo ha spinto, diciamo, ad innovazione anche gli altri partiti, a uno svecchiamento in questo, a una maggiore trasparenza,